Allora, siamo qua, cioè siamo qua, stiamo venendo giù dal manicomio abbandonato di Vercelli. Scarpinata di 3 ore e mezza. Scarpinata di 3 ore e mezza che ovviamente abbiamo ridotto poi il video. Beh, ovvio, se no durava tre giorni. Veramente 3 ore di video mi sembrava un po' troppo eccessivo. Ah, oltretutto volevamo dire che ci abbiamo messo una vita, 3 ore e mezza, ma non abbiamo visitato praticamente neanche la metà. Neanche la metà di questo posto. Infatti se volete che visitiamo anche una seconda parte del manicomio, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. E noi torniamo. Vi ricordo di fare like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Iscrivetevi ovviamente al canale sempre qua sotto. E niente, spero che vi siano piaciuti i video. Ovviamente faremo anche in questi video 2 o 3 parti, adesso non so bene. Sì, dipende in base ai tagli che riusciamo a fare. Dipende un po' dai tempi di ogni video. Io volevo scusarmi ancora per le riprese, abbiate pazienza, ma veramente non è stato facile. Un bacio a tutti quanti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Ciao ciao. Ciao ragazzi, mi vedete? No, non ti vedo. Siamo al manicomio abbandonato. Inquietante, manicomio abbandonato. E niente tempo di essere entrati, guardate cosa abbiamo visto. Pensiamo che sia una retroscena. Direi proprio di sì. Facciamola vedere. Fai vedere il foglietto lì sotto che c'è scritto. Foglietto. 1976. Mamma mia. C'è un nome e un cognome. Frisoli Carmen. Wow. Raga, è inquietante. Cosa c'è scritto? 12 dicembre. È morto. Cadavere. C'era scritto parola cadavere. Non so se avete letto. Un vecchio ombrello che si muove. L'hai mosso tu? No. Non c'è neanche aria, veramente. Ok. Vabbè, si muove un ombrello. Lo vedete che si muove? Beppe. Ricordati di farmi sempre luce. Cosa ho trovato ragazzi? Sì, però sì, la luce mai. Sì, mi sentite. Aspetta. Ma dove si va? Fammi andare prima. I sotterranei. Oddio. Questo edificio. Vieni a vedere. Occhio perché i gradini sono molto rovinati come si può notare. Oddio, tanto ben detto. Andiamo. Ok. Fa un freddo allucinante qua sotto. Beppe è qui. Beppe l'ho visto. Devi seguire un po' la luce. Scusa. Scusate un attimo. Ragazzi, da qui in poi ci siamo accorti montando il video che non si sentiva più l'audio del video, cioè sparito completamente. Quindi la nostra vocina vi farà da guida. Questo qui che vedete ora in questo momento è un inceneritore, almeno credo. Crediamo di sì, non sappiamo bene ancora. Poi andando avanti vediamo un po'. Sì, qua stiamo facendo il giro del logo. Di quello che c'è dietro davanti a questo apparecchio strano. Sì, ecco lì c'è la cenere, quindi è sicuramente un inceneritore. Non so di cosa questo. Vi chiediamo scusa perché non si sente il video. Perché noi intanto ce la chiacchieravamo molto molto animatamente. Vi siete persi questa fantastica cosa. E vabbè. Poi qui andiamo avanti. Mentre Beppuzzo ci fa luce più o meno. Verso i meandri del manicomio troviamo
questo fantastico tubo ripreso proprio in tutte le sue sfaccettature, ragazzi, perché anche quello ha il suo perché. Poi vediamo un po'. Un'altra cosa inquietante che volevamo farvi vedere. Eccolo qua. Eccolo. Il forno crematore. Crematore si Sì. dice o crematorio? Ragazzi, io non sono In questi ignorante. fantastici sotterranei del primo edificio. Sì, qua praticamente ci mettevano la barella col morto e ciao. È stato bello conoscerti, addio. Ma è perché non ti cedere? Tu non è eccoli. Che qua? Aspetta. Apparecchi, bacetta. No, è un po' inquietante effettivamente, è un po' strano. Non lo so, non voglio sapere cos'è. Qua. Dietro. Penso che ci siamo persi. No, non direi Abbiamo così. trovato varie entrate, vabbè, adesso ci riprendiamo dopo. Ok. Ragazzi, Certificato di abbiamo trovato morte. un sacco di documenti. Atto di morte, atto di morte, Oh atto di morte, mio atto di Dio, morte. aspetta. Quadra bene. Aspettate, vi faccio vedere. Ok. Un altro. Ma lì c'è scritto atto di morte, io da qua non vedo niente. Cioè praticamente letteralmente tempestato. Cioè guarda quanta roba. È pieno. Ecco ragazzi, stiamo aggirando l'edificio che siamo appena entrati, Puoi vedere bene anche la che sinistra. abbiamo, essendo andati anche sotto, nei sotterranei. Qua fuori abbiamo appena trovato il bagno all'esterno. Non so di che cosa sia. Comunque noi continuiamo a girare il perimetro per riuscire ad arrivare ad altri edifici, ragazzi. Che vuoi dire finora adesso? Che inquietante, quanta gente morta, non ho mai visto tanti nomi di gente morta in tutti insieme, è come essere dentro un cimitero praticamente, stessa cosa, solo che non ci sono le lapidi, ma tutti i loro nomi scritti su un foglio. Bene. Tanto ci facciamo seguire. Come vedete siamo in mezzo alla vegetazione. Come al solito, mi raccomando ci tenete a fermo, anche noi. Dopo ci svegliamo perché noi siamo un po' movimentati, però ragazzi davvero non è facile, Ecco ragazzi, come se potete vedere davanti a noi ci sono altri edifici e eh? cercheremo di Sì, non so entrare. quanti padiglioni ci siano in tutto, ma sono veramente in tanti, in tutti. È gigantesco. Poi c'è, è crollato tutto. Scusate per la videocamera, ma sono in mezzo alle collinette praticamente, vedete? Vedete un po'? Ce la fai? Vedi? Ok, abbiamo trovato l'altro edificio, ragazzi, appena riusciamo ad entrare, riprendiamo e facciamo vedere il manicomio divertente. Ragazzi, siamo appena entrati in un'altra ala che abbiamo trovato.
Ci sono gli urinatoi, molto interessanti. Oddio. I bagni non ci sono più. Ah no, ce n'è uno. Questo è l'edificio davanti all'edificio che si è aumentati prima. Esatto. È che è talmente enorme. Oddio. Qua non c'è neanche il bagno proprio. Vediamo con la luce, raga. Se riesco a accenderla. Ok. Non c'è neanche più il bagno. Ok. Vediamo se riesco così. Forse ho trovato il sistema. Venite ragazzi, guardiamo assieme. Oh mio Dio, ci sono dei libri. Ma quanti libri ci sono? Wow. Oh mio Dio. Questa cavola è una biblioteca, come una. L'educazione degli adulti. Io sento un odore stranissimo. Cosa può Niente ragazzi, essere? cerchiamo di vedere se si può salire. Ci deve essere un posto dove si può salire. Anche lì. È Notare che veramente. ero di nuovo così a luce spenta. Fa bene, dai. A parte qua giù fa un freddo allucinante. Fa freddissimo, io non so che temperatura ci possa essere, ma adesso ho le maniche corte, c'ho una Non pelle siamo mai d'oca. entrati da qua, amore. Sì? E perché hai chiuso che non l'hai lasciato aperto? Non ne ho idea. Si sta chiudendo. No, fammi vedere. Chiuditi. Dai. Spero che sia bene, dai. Venite, dai ragazzi. Sì, sicuramente è il vento, che oggi non c'è un filo di vento fuori, però va bene il vento. Facciamo finta che sia il vento. Io mi convinco che sia il vento. Ragazzi, forse era la lavanderia. Togliamo il forse. Oh mio Dio, che schifo, raga. Aspetta, vi facciamo vedere bene i dettagli. Quanti altri documenti. Oh mio Dio, ma quello è sangue, eh? No, è vernice. Ma sei sicuro, più sicuro sicuro? Sì. 1981, la mia data di nascita. E questa, mamma mia, ma ci hanno ficcato il mondo qua dentro. Questa era la. E anche questa era una lavatrice. Sì, le lavatrici del manicomio, ragazzi. Un altro fantastico WC. Io sento un odore allucinante. Anch'io lo sento, Tipo di medicinali. andiamo, esploriamo questa parte qua. Io sto ancora cercando un punto per uscire, ma ancora non l'ho trovato. Cioè per uscire, scusate, per salire. No, per uscire sembra che ci siamo persi, ma in realtà. Oddio, ma questo io non l'avevo visto. Chi è? Qualcuno ci ha dormito? Probabile. No. Oddio. Dove sei? Qua. Ho trovato il posto per salire ragazzi, per Dov'è? salire da qua. Dove? Ok. Andiamo.